Buongiorno! Sono tornata alla postazione in salotto. Non so se negli ultimi vlog ero qui a darvi il buongiorno, però sono tornata qui a questa postazione e non farò nessun riferimento ai vlogmas perché ormai è passato troppo tempo dal Natale, quindi non è più concesso fare riferimenti a Natale, quindi non parlerò del fatto che iniziavo i vlogmas spesso da qui, anche se in realtà l'ho detto. Però vabbè, oggi ho deciso di vloggare perché era qualche giorno che appunto non vloggavo. E questo perché mi sono ammalata, sono ancora un po' reduce dall'influenza. Per fortuna non ho avuto la febbre troppo alta, non è stato troppo pesante, però comunque i miei 3-4 giorni a letto li ho passati e già dopo il secondo giorno non ne potevo più, volevo alzarmi, volevo fare cose, però non potevo perché se c'è una cosa di cui, tra virgolette, sono fortunata è che io non mi ammalo spesso. Scusate se parlo strana, ma appunto non sono ancora guarita al 100%. Comunque, dicevo che io ho la fortuna di non ammalarmi quasi mai praticamente durante l'anno. Però quando mi ammalo, e almeno una volta all'anno succede, mi ammalo davvero tanto, cioè nel senso che devo stare a letto, devo recuperare e non dura pochi giorni. Però per fortuna alla fine ho sentito storie peggiori di persone che sono state a letto in questo periodo anche una settimana e mezza. Io alla fine 4 giorni, diciamo che settimana scorsa è stata un po' all'insegna dell'influenza. E siccome poi io quando sento di guarire non riesco a stare ferma, appena ho sentito che stavo guarendo ho ricominciato a fare tutte le cose, a uscire. Infatti il giorno dopo, cioè il primo giorno in cui stavo bene, sono andata a Milano, cioè proprio così dal letto a Milano. Ieri sono andata invece a un party molto carino organizzato da Smash Box. Faceva freddissimo. Tra l'altro, la cosa che non aiuta è il fatto che in questi giorni fa veramente freddissimo. Qui ha nevicato un sacco. I giorni precedenti, adesso oggi, è nuvoloso, però il sole ogni tanto c'è, nel senso che comunque non piove. Ma vediamo se c'è ancora un po' di neve. No, si sta già sciogliendo, ci sarà più ghiaccio che neve. Però nei giorni scorsi, a parte che da qui si vedono un po' le montagne, scusate per come parlo, si vedono un po' le montagne. Ed erano completamente innevate, cioè proprio tanto 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 innevate, e lo stesso accadeva qui, quindi non erano neanche giorni migliori per uscire se uno era appena stato ammalato, però io dovevo, cioè dovevo fare già un sacco di cose. E oggi inizio questo vlog che è l'1:35, non mi sono svegliata adesso perché come vedete sono già truccata, pronta, preparata, però comunque oggi non mi sono svegliata prestissimo perché ieri appunto sono stata a Milano per questo party di Smashbox che lanciava un nuovo mascara. In questo periodo stanno uscendo un sacco di mascara nuovi e io sono felicissima perché, come sapete, avevo l'extension alle ciglia, poi le ho tolte e quindi adesso ho ricominciato ad utilizzare mascara, quindi sono felice di provare nuovi mascara, solo che non l'ho ancora provato, quindi vi farò sapere. E poi dopo quel party lì, che è stato tra l'altro molto molto bello, mi sta già cadendo il trucco, spero di no, è stato molto bello, e poi sono andata a cena insieme a Daniele, Mr. Daniel Makeup, e altri nostri amici, quindi alla fine, ridendo e scherzando, siamo tornati a casa tardi, anche perché io non abito proprio a Milano, quindi poi devo tornare a casa. E quindi oggi ho deciso di svegliarmi un pochino più tardi, tanto sapevo già che oggi pomeriggio avrei dovuto fare un sacco di cose, cioè mi sono spostata le cose tutte nel pomeriggio, però avevo tantissima voglia di vloggare perché appunto erano passati un po' di giorni. E tra l'altro, mentre ero ammalata, ovviamente stando a letto avevo un sacco di tempo, ho letto un sacco Call Me By Your Name, il libro del film Chiamami col tuo nome. Ho visto no, non ho visto film, più che altro YouTube, ho visto tanti video su YouTube, tanti vlog, e infatti mentre li guardavo avevo un sacco voglia di registrarli anch'io, però appunto ero a letto quindi non lo potevo fare. Però mi ha dato tanta carica, tanta ispirazione, tante nuove idee per i video. E poi ho anche giocato un sacco a vari giochi sotto forma di applicazioni che si possono trovare sull'Apple Store. E io in particolare adoro quelli in cui devi servire le persone, tipo sei un cameriere, sei un cuoco e hai un ristorante, vabbè, devi servire clienti. Io adoro questi giochi qua, mi piacciono tantissimo. Quindi questo
questo è un po' quello che ho fatto negli ultimi giorni, perché purtroppo ero ammalata, ma adesso, a parte il naso, però il raffreddore ce l'ho più o meno tutto l'anno, è l'unica cosa che mi accompagna tutto l'anno. Per il resto sono carica e sono guarita internamente, nel senso che l'influenza non ce l'ho più. E siccome sono, anzi è l'1:37, sarà anche il caso che io mi prepari qualcosa da mangiare, perché in questo momento non sono a casa da sola, c'è mia sorella, però lei ha un impegno tra poco, quindi deve uscire, e quindi sono praticamente a casa da sola. Quindi adesso vedo che cosa mangiare. Diciamo che in casa oggi non c'è molta scelta, quindi ho deciso di farmi un piatto con un po' i resti di quello che abbiamo preparato in questi giorni. Mi sono messa ovviamente un po' di tonno in scatola perché lo adoro. Poi queste sono delle polpettine vegetariane, ora le provo perché mi sa che non le ho mai provate. E poi un po' di mozzarella di bufala. So che sembra poca la porzione, ma poi qui posso attingere e mettere altre cose nel piatto. In realtà vorrei dire che sto mangiando bene, sto mangiando sano, però in realtà vado a giorni alterni, quindi purtroppo no, questo non è quello che io di solito mangio in questi giorni, ma ho mangiato anche di peggio. Per esempio ieri sono andata al McDonald's. Adesso io porrò una domanda non a voi ma ai cani: chi è stato a fare tutto questo? Scusa Juno, invece di piangere mi rispondi alla domanda? Juno, cos'è successo qui? Guarda, cos'è? Eh? Chi è stato? Mi sa che sei stata tu, amore, eh? Oppure è stato Tokyo? No, è stata Juno. Ma guarda che casino hai combinato. Guarda. Adesso io devo sistemare tutto. Sei stata tu? Vabbè, sistemiamo tutto. Oh, diciamo che ora i cani si sono calmati. C'è una strana luce perché c'è il sole che sta uscendo dalle nuvole. Comunque dovrete abituarvi a questa postazione, perché ho deciso, quando devo lavorare, devo fare le cose al computer, di non farlo in camera mia, altrimenti non distingo più il lavoro dalla vita normale. Quindi ho deciso di... ho spostato qui già da un po' il computer sul tavolo da pranzo. E per ispirarmi, visto che lavoro tra virgolette da qui, quando ovviamente non abbiamo ospiti, non abbiamo persone, altrimenti se facciamo pranzi, cene, ovviamente sposto il computer, perché questo è un tavolo comunque anche da pranzo. Però nelle giornate così in cui appunto devo montare video, fare cose al computer e tutto il resto, ho deciso appunto già da un po' di lavorare qui, quindi l'ho anche decorato con queste piante finte, ho portato giù tutte le mie agende. Lo sapete che io adoro sia avere un sacco di quaderni, un sacco di agende, vabbè questo è anche un problema, il mio astuccio con tutte le cose, appunto tutti i miei quadernini. E quindi appunto abituatevi a questa postazione, a questo sfondo, perché appunto spesso durante la giornata sarò qui. Infatti adesso già ero al computer a fare delle cose, e già che ci sono, appunto, visto che stavo facendo questo, ovvero mettendo a posto le cose di The Pop oppure Depop, volevo dirvi, visto che sui canali ancora non l'ho detto, che ho aperto il mio profilo su Depop. Guardate qua. Praticamente è un'applicazione che si chiama appunto Depop o Depop, comunque scritto con la E, Depop, dove le persone possono mettere in vendita le proprie cose, quindi sia usate sia nuove se uno non le ha mai usate. E quindi praticamente ho deciso di aprire il mio profilo perché ho fatto la cernita di tutti, cioè anzi non l'ho ancora finita, sto andando avanti a proprio scegliere tra i miei vestiti tutte le cose che ho, anche le decorazioni, le cose da tenere, le cose da regalare alle mie amiche, perché magari sono usate da me in modo evidente, quindi non me la sento ovviamente di metterle in vendita. Però ci sono anche tante cose che magari ho usato pochissimo, addirittura non ho utilizzato. Quindi ho deciso di aprire questo profilo e intanto ne ho parlato sui social, e infatti già ho venduto alcune cosine. Infatti vi voglio ringraziare un sacco perché ho messo 9 cose, come vedete, e alcune già le ho vendute e le ho già anche spedite, perché poi ovviamente funziona proprio come se fosse Amazon, che poi quando mi fate l'ordine io vado in posta, ve lo spedisco, quindi vi arriva a casa normalmente. Quindi se mi volete seguire su Depop, anche perché ovviamente ho iniziato a mettere 9 cose, ma in futuro metterò un sacco di altre cose perché sto continuando a appunto fare la cernita di tutto. Su Depop mi chiamo My Cleo Toms, MY Cleo Toms, My Cleo Toms. Eccolo qua il mio profilo. Quindi ve lo volevo dire anche sui canali, perché per ora l'ho detto solo su Twitter e Instagram, quindi ora lo sapete anche qua. Non so se è troppo TMI, ovvero too much information, però prima mi è uscito il sangue dal naso, quindi ho dovuto usare il fat
fazzoletto e ora il trucco è un po' strano qui sotto il naso. Ecco il motivo. E c'è la TV accesa in sottofondo e ci sono delle persone che parlano perché sto facendo la merenda con la Leti e la Gloria, che sono venute qui a casa mia. Non so quanto tempo, cioè sì che lo so quanto tempo è passato perché sono le 5 adesso, però non mi ricordo se ho più registrato dopo il pranzo, però in realtà adesso siamo arrivati all'ora della merenda. Loro hanno preso il tè, anzi gliel'ho fatto io questo benedetto tè, e io invece ho il caffè perché sto dormendo in piedi e non so nemmeno il motivo, visto che, come vi ho detto, oggi mi sono svegliata non prestissimo perché ieri alla fine sono andata a letto tardi, però ho bisogno di un altro caffè. Comunque io più di due caffè al giorno, sì, ma io più di due caffè al giorno non li bevo, massimo due e con tantissimo zucchero. E poi ci sono le camille, ovviamente. Noi sempre quando ci troviamo ci deve essere la camilla, sempre. Sono le 19:35, ci sono dei cani che litigano, scusate, sono veramente come delle bambine che bisogna dividerle perché ogni tot iniziano a litigare. Scusate, ma... cioè non è normale, cioè in realtà sì è normale questa cosa perché i cani adorano giocare tra di loro, però voglio dire, con calma, vabbè, fanno un sacco di casino. Comunque sono le 19:35 e ho finito di fare tutto quello che dovevo fare oggi. Qui ci sono le cose che ho utilizzato, lo sapete che io adoro la cartoleria, quindi mi piace troppo vedere tutte queste agende che finalmente oggi ho anche iniziato, perché vabbè, alcune agende già le avevo utilizzate, le avevo iniziate, però oggi, che è stato un po' il ricominciare, come se fosse il primo dell'anno, ho anche iniziato un nuovo quaderno per sistemare tutti i nuovi documenti, tutte le nuove cose di questo periodo nuovo, diciamo, che sta iniziando. Anche perché devo essere molto organizzata in questo periodo, perché presto capirete, ma stanno succedendo cose, per cui tra l'altro da lì vedete il computer, ero sul mio canale per vedere i video che ho già caricato, registrato, che devo pubblicare. Penso proprio che questa domenica vedrete i preferiti del mese, perché appunto è finito ormai febbraio e ci sono un sacco di cose. Nonostante febbraio sia stato comunque un mese corto rispetto agli altri, è stato comunque un mese in cui ho scoperto un sacco di cose nuove, quindi non vedo l'ora di parlarvene nei preferiti del mese. E basta, sono molto stanca oggi, devo dire la verità, forse l'ho detto anche prima, mi sto ripetendo, però sì, sono molto stanca. E volevo parlarvi di questa idea che ho avuto ovvero, adesso sembra chissà cosa, in realtà è una cavolata. Siccome domani è il 1° marzo, ho deciso che da domani inizierò a mangiare sano di nuovo, perché in realtà era già un mio buon proposito dell'anno nuovo. E infatti diciamo che per quasi tutto gennaio sono stata bravissima, perché ho veramente mangiato bene, soprattutto le prime settimane veramente mi sono impegnata un sacco. Solo che ovviamente bisogna essere costanti in queste cose, e invece io poi durante febbraio non è che abbia fatto chissà cosa per quanto riguarda il cibo sano. Quindi siccome ieri ho mangiato da McDonald's e stasera dovevo scegliermi l'ultima cena prima di iniziare, non è la dieta, è semplicemente mangiare sano, voglio mangiare la pizza, voglio mangiare la pizza per concludere così, diciamo, questo mio periodo un po' di sgarro. E tra l'altro, siccome ho deciso di fare molti più vlog in questo periodo, perché marzo è un mese che mi piace tantissimo, perché inizia la primavera, siccome voglio fare tanti vlog, scusate per il sottofondo, ma appunto sono in vena di litigare, però la cosa è molto importante, quindi la devo dire. Domani, da domani che è l'1° marzo, siccome farò tanti vlog durante marzo, potrete vedere anche voi all'interno del vlog se mi sto impegnando, se sto sgarrando o cose del genere. Anzi, tra l'altro, se alcune di voi avevano pensato magari di cercare di mettersi un pochino in riga anche in vista dell'estate, perché so che è ancora lontana l'estate, però per vedere i risultati ci vuole costanza, se volete possiamo farlo insieme. Ovviamente non sarà chissà cosa, scusate di nuovo, però Kylie sta sottomettendo Juno. Questa cosa la possiamo anche fare insieme, così per dare un po' di motivazione a tutti quanti noi. Speriamo di farcela. Adesso queste cane devono smetterla perché mi hanno rotto. Scusate, grazie, devo prendere il telecomando. Ok, basta, basta. Ma cioè, io non ho paura. Io non ho parole, vabbè, sarà meglio andare a mangiare. La la la, sto salendo su di sopra. Sto riprendendo questa parte così, così in realtà sto salendo. Niente di che. Accendiamo qua. Ok.
Ovviamente non vi faccio vedere le condizioni della mia camera, perché se ve le facessi vedere dovreste tipo chiamare il programma su Real Time sepolti in casa. Perché no, non cercherò scuse. Sì, sono stata male, sì, non ho avuto tempo, sì, sono impegnatissima, però sono anche super disordinata. Quindi la mia camera in questo momento è passata in secondo piano, ma non lo dirò perché voi ormai mi conoscete, sapete che io sono disordinata. Sto lavorando su questa cosa, ma ancora non ce l'ho fatta a migliorare. Purtroppo, però penso che nei prossimi giorni mi prenderò proprio delle giornate, in particolare nel weekend, all'insegna del riordino, perché sto veramente superando il limite. Cioè, non sentitevi da sole se anche voi siete disordinate, perché penso che io sia molto più disordinata di tu che stai guardando questo video. Sicuramente sono più disordinata di te, perché sono veramente disordinata. Non conosco nessuna mia amica, nessuna persona più disordinata di me, se non mia sorella. Io e lei ce la giochiamo, diciamo. Comunque, volevo anche mandarvi la buonanotte. Spero che il vlog di oggi vi sia piaciuto, nonostante fosse un vlog comunque molto semplice qui a casa. Anzi, sono molto curiosa di sapere qui sotto nei commenti se vi fa piacere che io vloggi un pochino di più durante marzo, anche se ovviamente ci saranno delle giornate in cui semplicemente sto così a casa, o comunque faccio cose semplici qui dove abito e non è che vado chissà dove o faccio chissà quale viaggio. Fatemi sapere se appunto vi interessa anche vedere vlog di questo tipo. A me piace molto riprenderli, però voglio sapere anche voi che cosa ne pensate. Quindi io vi mando la buonanotte e ci vediamo prestissimo, perché vi devo parlare dei miei capelli con un altro vlog. Ciao!